Bene ragazzi, nella parte precedente avevamo terminato l'addestramento di ghiaccio e siamo qua, nella fucina delle munizioni. Mondo che veramente, ma veramente odio tanto quanto la ghiacciaia di Dante. Quindi, ecco, i bambini qua sono ancora diversi, sono arancioni e con un'armatura nero-viola scuro. Ma noi però cerchiamo, ah, è una barriera elementare, quindi ok, dovremmo battere tutti i bambini. La fucina, come avete capito, è il mondo del fuoco. Sì, in teoria questo sarebbe il penultimo mondo vero e proprio. Ce ne sarebbe un altro e poi, vabbè, l'ultimo neanche è un mondo, se proprio volevo essere sincero. Continuiamo a raccogliere gemme blu perché, come sapete, qua c'è il nostro soffio della terra, ragazzi, il nostro soffio di terra. Che sarebbe l'ultimo soffio del gioco. Vai, sono risolta la barriera, intanto quindi prendo altre gemme blu che voglio potenziare il soffio di terra non appena l'avrò sbloccato il più possibile. Ah, questi sono gli scarafaggi del fuoco, insettoni odiosi, ma non tanto, potete farli fuori velocemente. Allora, lassù c'è un grande che crea un'altra barriera elementale, giusto per cambiare. Via, suoniamoli a tutti quanti. L'abbiamo rallentato, vedete? Guardate com'è lento, ragazzi. Ora sì che il ghiaccio diventa un elemento utilissimo, praticamente. Ecco, guarda, congelato proprio prima che ci possa dare un colpo. Ecco, ora lo rimbottiamo di lamette di ghiaccio e via, abbiamo già finito, guardate. Quindi il soffio di ghiaccio sì, è debole, ma se usato con i giusti tempismi ti rende intoccabile e inassaltabile dagli avversari proprio. Vai, questo si rompe come combo. E andiamo. Oh, ecco qua, il primo dei muscoloidi. D'accordo, dobbiamo andare qui a trovare e portare salvo tutti i minuscoloidi imprigionati. Premi cerchio per attaccare i cristalli, vabbè. Sarebbe come attaccare queste gemme viola qui, ragazzi. Non è complicato, anzi, si rompono con un solo colpo. Ecco, laggiù ce n'è già uno, vedo. Andiamo a soccorrerlo. Ecco fatto. Lasciando il cappello fuori. Ah, ecco altri babbuini di merda. Vai, questi oramai si congelano super velocemente. Eccola! Altri stupidi babbuini. Noi per ora interessano i minuscoli da salvare. Andiamo più in avanti a vedere se ci sono. No, no, no! Troppo caos, ecco, poi. E poi sì che faccio bello, senti, perché sarei già morto praticamente. Vediamo se qua ce n'è altri da salvare. Ecco, uno. Vai. Un altro. Vai. Qui c'è una cosa da prendere a botte. Scarafaggi di fuoco. Merda. Però non usano loro.
zanzare degli insetti a me fa ghiacciare il sangue nelle vene. Ancora, è un po' un casino questo modo di vedere, è ambientazioni monotone. Ecco, qua giù. Qui, ecco, un altro muscoloide, vedo, vai. Se ti parli avanti a me, non mi lasci in pace. Oh, dei muscoloidi da salvare! Oh. Ancora più in profondità. Vai, ecco un altro muscoloide. E un altro. Qui non ce n'è nessuno, quindi direi di proseguire su questa porta. Dovremmo trovare Bilioso, il fratello di Molière. Allora, perché qua di questa roccia, ecco bene. Si prosegue, ale! E via, verso il continuo della fucina, che non vedo l'ora di finire perché è un mondo che particolarmente odio. Esplosioni, caos, non c'è altro in questo mondo. È un odio proprio. Che palle, guardate. Morite! Se la telecamera magari facesse meno capricci, io riuscirei meglio a prendere le gemme che mi servono per il potenziamento del soffio di terra. D'accordo, nuovo nemico, magma verme. Anche questi lasciateli pure, lasciamoli pure stare. Eccoci qua al continuo. Hanno edificato altre barriere elementali o sbaglio? Beh, questo tanto questo scemo di. Ecco sì, allora bene, dobbiamo ammazzare il grande al massimo. Oh, tra poco possiamo fare la furia ghiacciata, ragazzi. Bene, picchiettiamo un altro po' di questi piccoletti. Vai, furia ghiacciata! Direi che è un buon momento per usarla, ci sono un sacco di nemici spaccano a noi. Grande però ancora è vivo, ma è senza l'armatura, vabbè non che c'entri tanto qua. Vai, e la barriera elementare si dissolve, noi possiamo proseguire un'altra volta, bene bene, forse completeremo questo mondo a tempo di record. Ecco un altro nuovo nemico, lo scarafaggio bufalo, ragazzi, il nome più insensato non c'era, dato che è uno scorpione gigante. Prendiamo scarafaggio e un bufalo. Ma non ha senso. Magari scorpione gigante ha più senso, è un nome poco di fantasia, ma almeno scarafaggio bufalo. Ma non assomiglia né a uno scarafaggio né a bufalo, uno scorpione troppo cresciuto. Ah, d'accordo. Ecco, là ci sono altri scarafaggi bufalo. Ah, ok, ma... Sì, no, invece, dai, prendiamo giusto delle gemme azzurre per potenziare il nostro soffio di terra quando lo sbloccheremo, che... Siamo in un'area che è simile a dove lo sbloccheremo, forse lo sblocchiamo proprio qua. 9 minuti, tra poco smettiamo ragazzi, perché non vorrei arrivare a più di 15. Un tubo di merda, quanto lo odio, ma sto simile. Per una volta che ho un computer dove i video sono veloci a convertire a caricare, no, arriva YouTube che mi rimette il limite limitato, madonna. Ma a parte che a me mi piace fare video lunghi, ma non troppo di massimo, non lo so, proprio 10. 14 minuti, perché io sinceramente non capisco la gente deve fare video di quasi 2 ore, 3 a ogni parte, ma io semplicemente non riesco a guardare video così lunghi, anche perché ho tanto da fare, e per tanto da fare non intendo dovere, ma solo cazzeggiare in tanti modi possibili. Allora, eccoci qua ragazzi, direi che è il momento più adatto per chiudere la parte, perché lì impareremo il soffio di terra, quindi...
Io da bravo bastardo pezzo di merda vi lascio sulle spine e ci risentiamo alla prossima.